Buonasera. L'altra sera ero qui che leggevo di Schopenhauer come la ragazza del Grande Fratello, ovvero stavo controllando i miei trucchi, e ho notato alcune similitudini fra alcuni ombretti di due palette che io ho. E visto che una delle due palette incriminate è la Celeberry Man Naked, ho pensato di farvi vedere queste similitudini che per l'appunto ho riscontrato, perché molte ragazze quando avevano visto che avevo appunto acquistato la Naked mi avevano detto insomma che a loro piaceva molto ma che costava veramente troppo, non se la potevano permettere. Allora io volevo farvi vedere. Non è un dupe, non è una sostituzione, è semplicemente un'altra palettina che io ho che ho notato avere alcuni colori veramente simili. E la palette in questione, come una sola ragazza ha indovinato dal blog, è questa della Sleek ed è la palette Storm. Allora, la palette Storm ha 3, 6, 12 colori, che sono questi, mentre la Naked ne ha di più. No, ne ha 12 anche lei, però non tutti sono comparabili. Allora, iniziamo da la Naked. Allora, il primo colore non ho trovato similitudini nel primo, quindi questo non c'è Virgin, ma è in realtà un bianchino champagnino abbastanza comune. Passiamo al secondo colore, che è Sin. Questo è Sin, quindi qui ho Sin e qui è colore di Sleek. Ed è questo il secondo. Poi passiamo al Naked, il terzo, che è il colore che dà per l'appunto il nome alla palette. Ecco qui. Allora, qui ho Sin, scusate, qui ho Naked e qui ho il colore della palette Sleek. Ed è il terzo a partire dall'alto. Andiamo a Half Baked, che è questo bel dorato che a me piace tantissimo. Eccolo qui. Half Baked. Ecco qui, questo è Half Baked. E questo è quello della palette Sleek, il quarto colore. Poi andiamo a Toasted, che è questo rosa, cioè non è proprio rosa, è rosato. Questi due forse si assomigliano un pochino meno, però in un trucco sono comunque intercambiabili, secondo me. Poi questo è Hustle. Qual è questo? Questo è Hustle della Naked e questo è un miscuglio di due colori Sleek. Precisamente l'ultimo della fila di sopra e il primo della fila di sotto. Ora vi faccio vedere i grigi. I grigi sono praticamente identici. Abbiamo questo qui sotto di Sleek. Tra l'altro è molto bello, molto pigmentato. Sono belli questi ombretti. E vi faccio vedere il grigio della Naked che si chiama Gunmetal. Questi secondo me sono proprio intercambiabili al 100% o al 98%, ecco. No, in realtà ho detto una cretinata perché mi ricordavo mai, non sono uguali, sono semplicemente due marroni matte che se abbiamo bisogno di un marrone matte nel trucco li abbiamo tutti e due. Ok, basta, in realtà volevo solo farvi una, probabilmente ci sono anche altre similitudini, mischiando ovviamente i colori. Volevo solo farvi notare come appunto, se avete voglia di spendere questi 40 euro per la Naked, ben venga. Adesso faccio le foto con colori più reali così si vede bene. Se invece questi 40 euro non ce li avete, potete iniziare comprandovi appunto questa palettina di Sleek che costa 9 euro all'incirca, sia sul sito che si trova su eBay, e eventualmente
solitamente andare a coprire le mancanze con degli ombrettini più economici di Kiko oppure di Essence. Si va secondo me a spendere meno, soprattutto perché della stessa Naked magari non tutti i colori sono facilmente utilizzabili. Io ad esempio difficilmente uso i colori molto scuri, così come invece ci sono altri colori quali Virgin o Buck che non sono particolarmente originali o introvabili, diciamo. Quindi ok, volevo solo farvi questo piccolo video paragone fra queste due palette. Io ho trovato diverse somiglianze e niente, spero che questo video vi abbia un po' interessato o perlomeno tenuto compagnia. Vi saluto.